Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di Siderweb. Oggi, lunedì 29 novembre, SNAM illustra il piano strategico 2020-2021. Dalle 13.30 in programma una conferenza stampa con la D. Marco Alverà, seguita dalla presentazione ad analisti e investitori. Siamo a martedì 30 novembre, si intitola Steel Process and Data Connection, la qualità oltre il prodotto, il webinar che si terrà a partire dalle 10.30, organizzato da Feralpi nell'ambito di Connext insieme al partner Regesta Lab, illustrerà il ruolo che hanno avuto i dati nell'integrazione della qualità in tutta la filiera produttiva. Per informazioni e iscrizioni, feralpigroup.com. Dalle 11 si terrà invece il webinar organizzato da AST in lingua inglese sul ruolo dell'acciaio inox nell'automotive. Per iscrizioni e informazioni, astage.acciaiterni.it. Organizzato da Altere Engineering, socio di Fondazione Promozione Acciaio, è il webinar dal titolo Don't Be Late to Simulate. Dalle ore 14 tratterà di simulazione e nuove tecnologie. Per informazioni, promozioneacciaio.it. Infine si apre martedì il Mena Steel Forum di AIST in modalità virtuale fino al 2 dicembre. Per informazioni, aist.org. Mercoledì 1 dicembre tornano gli appuntamenti con il webinar di Siderweb, questa volta con mercato e dintorni. A partire dalle 11 si parlerà di congiuntura siderurgica con gli analisti di Siderweb e con Carlo Berardi, Colombo Costruzioni, Ruggero Brunori, Ferriera Valsabbia, Tommaso Sandrini, San Polo Lamiere e Federico Fusari di Ricrea. Come sempre, la partecipazione è gratuita, previa iscrizione nell'area eventi webinar di siderweb.com. A Bergamo poi l'1 e 2 dicembre si tiene l'International Meeting Raw Materials and Recycling, organizzato da IEM in cooperazione con Siderweb al Centro Congressi Giovanni XXIII. Il 2 dicembre alle 12.20 interverrà anche il responsabile dell'ufficio studi Siderweb, Stefano Ferrari, con un'analisi delle prospettive delle materie prime siderurgiche. Per informazioni e iscrizioni, imnet.it. Giovedì 2 dicembre si tengono a Madrid il Presidency Meeting e l'Assemblea Generale 2021 di Eurometal, anche online, a partire dalle 11. Per informazioni, eurometal.net. L'1 e il 2 dicembre si tiene poi con Next l'incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, Amico Milano e online. Due gli eventi in programma giovedì coordinati dal gruppo Feralpi nell'ambito del progetto. Si tratta di Rigenerare risorse, Feralpi, Dima, la filiera virtuosa dell'acciaio e polimeri d'acciaio. Per maggiori informazioni, connext.confindustria.it/2021. Si intitola Acciaio inossidabile regolamento 2023-2006, linee guida per la costruzione di un sistema di assicurazione e controllo della qualità. Il corso di formazione organizzato dal Centro Inox che si tiene giovedì 2 dicembre, le iscrizioni sono chiuse, ma chi è interessato può inviare la propria preadesione per la prossima edizione a eventi@centroinox.it. E siamo a venerdì 3 dicembre, quando l'Istat pubblicherà le prospettive per l'economia italiana nel 2021 e 2022. È tutto per questa settimana, vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete scriverci a redazione@siderweb.com. Grazie e arrivederci.